Ora Gianluca, portavoce regionale, pochi sanno, qui lo faccio l'inciso, che in regione è il luogo dove si decidono più cose in assoluto, però purtroppo l'immaginario collettivo si pensa che venga tutto fatto a livello nazionale, comunale e circoscrizionale. In realtà, secondo il titolo quinto della Costituzione, la maggior parte delle decisioni che incidono di più sulla nostra vita quotidiana vengono fatte in regione. Quindi io inviterei le persone a stare estremamente attente a quello che c'è da dirci Gianluca a 360 gradi sulla regione, e parlerà anche dell'ATER che tutti quanti noi conosciamo, ma lui ancora meglio. Grazie. Grazie a voi. Sì, effettivamente è questo il concetto, è che le decisioni regionali incidono sulla vita di voi tutti molto, in maniera molto radicale. Voi pensate solo alla sanità, ai trasporti e a tutto quello che riguarda l'amministrazione regionale, anche non ultimo alle tasse e l'IRPEF regionale, perché abbiamo anche quest'anno la regione ha deciso dall'inizio di questa legislatura che ci sono delle quote progressive di tasse che vengono applicate ai contribuenti. Questo rispetto a un'amministrazione che da anni è in dire in debito è un eufemismo. Poco tempo fa la Corte dei Conti disse che era in uno stato di insolvenza, quindi un'amministrazione che ha accumulato miliardi di euro di debiti, una cosa impressionante. Se voi vi andate a vedere il grafico troverete la crescita esponenziale del debito. Questo, come diceva poc'anzi lui, genera una ricaduta evidentemente sui servizi. Andate negli ospedali, noi ci siamo andati in pronto soccorso, lo abbiamo fatto a sorpresa non per mettere in difficoltà chi giornalmente lavora in condizioni anche spesso molto difficili, quindi tutto il personale sanitario, ma per far rendere conto all'amministrazione regionale che invece non risparmia proclami sull'efficienza, sul funzionamento, su quello che è stato i treni che vengono comprati, le nuove ambulanze, i riparti che vengono inaugurati, perché continua la politica dell'inaugurazione, che è una politica vecchia, che nasconde i veri problemi. E beh, siamo andati lì, abbiamo parlato con tutto il personale sanitario e ci sono stati consegnati un sacco di dati interessanti, perché questo ci tengo a dirlo, il Movimento 5 Stelle opera sui dati per fare delle proposte. Io non aprirò questa agorà con una solita lamentela, nel senso di quello che funziona, perché non funziona, perché ormai è noto. Lo vedete, naturalmente noi siamo l'opposizione, quindi ci viene anche e ci deve essere concesso il fatto che abbiamo denunciato sin dall'inizio quello che non andava, non siamo stati ascoltati, i nodi stanno venendo al pettine. Perché vi dico che non aprirò il mio discorso su questo che non va? Dirò invece un fatto positivo, che due proposte di legge del Movimento 5 Stelle e Regione stanno per essere discusse dall'Aula. Una è il registro tumori, appunto rimanendo nel campo sanitario, significa che sul territorio verranno istituiti dei registri che monitoreranno l'incidenza di certe patologie tumorali per capirne le cause, che evidentemente dati che serviranno, parlavo proprio di dati, che serviranno per prevenire e per curare prima che accada l'irreparabile molte patologie degenerative. Questa è una cosa importantissima, vedete, perché in alcune zone di Roma, ad esempio ad Ostia, ci sono state delle morti infantili di bambini dovute ovviamente a esposizioni a qualcosa che non si era riuscito a individuare, e finché la magistratura non è intervenuta per disporre una analisi precisa di quello che potesse essere una perizia, di quella che potesse essere la causa, un'associazione di cittadini aveva già individuato questa questione e ci sono dovute essere delle morti. Se ci fosse stato il registro tumori si sarebbe già evidenziata un'incidenza fuori dal normale in una determinata area e si sarebbe messa in rete, in elaborazione, e si sarebbe scoperta la causa. Quindi evidentemente voi vi sembra una cosa normale che il Movimento 5 Stelle debba gioire perché con difficoltà è riuscita a farsi calendarizzare una proposta di legge su questo argomento? Vi sembra possibile che noi dobbiamo gioire perché ci è stato concesso, si faceva prima il discorso della pensione dei 600 euro, del fatto che noi con le nostre eccedenze di stipendi abbiamo dovuto faticare non poco per farci creare un fondo regionale in cui parte delle nostre eccedenze, quindi siamo quasi a 1 milione di euro, venga destinato ai bisognosi sociali, agli esclusi, a coloro i quali vivono emergenze abitative? Questa non è o è una risposta, dice cosa state facendo? Noi siamo l'opposizione, ma noi stiamo mettendo
a servizio dei soldi dei cittadini per poter far sì che vengano reimpiegati per loro. Non è una cosa da poco, ma noi abbiamo faticato per fare questo fondo. Io personalmente in aula ho dovuto dire a tutto il consiglio: guardate che questo è un fondo dal quale non si preleva, si versa e basta, ed è una cosa abbastanza rara nei capitoli regionali. Cioè, questi soldi saranno per poter andare incontro materialmente, quindi non solo piccole e medie imprese, ma anche per problemi essenziali della vita degli individui, come quello della questione dell'esclusione sociale e delle politiche abitative. Quindi noi delle risposte ce le abbiamo, le dobbiamo comunicare, noi delle cose le stiamo facendo. E come è anche vero il fatto, si parlava prima dell'ATER, insomma, l'emergenza abitativa noi l'abbiamo visto, si collega, come non solo, come la sanità, come l'immigrazione, diventano nelle mani sbagliate una fonte di approvvigionamento di interessi. Cioè, quindi non è che ci si limita a non fare gli interessi pubblici, secondo noi ovviamente, ma si specula su questi capitoli. Quindi come si fa su argomenti come edilizia popolare, come l'immigrazione, come i servizi sociali, a farne un sistema? Perché quello che è emerso nella cosiddetta inchiesta di Mafia Capitale è questo: un sistema che in maniera verticistica, come una piramide, dai gradi più alti fino al territorio, ha utilizzato la politica abitativa, quindi il disagio, l'emergenza abitativa, come fonte di approvvigionamento di interessi personali. Lo ha fatto senza scrupoli, lo ha fatto con la complicità di una politica radicata nei più alti, nei posti chiave del comune, quando è stato anche di altri organi, e noi abbiamo denunciato anche queste, le propaggini, perché vedete, è sbagliato pensare che sia confinato a quel tipo di ufficio comunale, quel tipo ufficio regionale, a quel dirigente, a quella. È un sistema che ha preso piede. E allora noi, vedete qual è stata la nostra parabola, siamo entrati nella regione Lazio, in una regione disastrata, una regione che veniva dal caso Fiorito, dalla questione dell'utilizzo dei fondi pubblici. E come sapete adesso continua ancora l'utilizzo di queste risorse per fini anche personali. Beh, abbiamo trovato una regione che sembrava sulla carta essere rinata. L'ho detto lo stesso presidente Zingaretti in aula, gli ho detto: beh presidente, dico, lei ha impostato una campagna elettorale in cui comunque ci immagina una nuova regione, ha abbracciato nel manifesto, io me lo ricordo ancora, c'era un pensionato che si abbracciava il presidente, dice adesso le cose cambieranno, abbracciava un imprenditore, una giovane imprenditrice, uno studente, quindi per dire una società che finalmente trova nell'etica, nell'onestà, nella buona amministrazione, nella trasparenza il suo coronamento. E così però non è stato, ma tu ne devi rispondere, perché adesso ci troviamo una regione indebitata, con le tasse in aumento, con una gestione regionale poco trasparente. Voi sapete che ci siamo costituiti personalmente per fare in giudizio, annullare 44 nomine di dirigenti esterni. Un dirigente esterno prende dai 120 a 180 mila euro, 44 di queste persone non potevano essere nominate, fate il conto, sono 5 milioni di euro l'anno, sono 50 milioni in 5 anni. E poi invece si vengono a tagliare i servizi essenziali e si dice questa regione è al suo apice di efficientamento, stiamo facendo le case della salute, stiamo facendo per voi cittadini, è propaganda. Guardate, quello che in politica non si può tollerare è la falsità, è quello, cioè il fatto che i dati non vengano poi a essere sorretti da una vera realtà dei fatti. Ecco perché siamo arrabbiati, ecco perché non ci calmiamo, ecco perché risultiamo essere eternamente contro, perché non lo sopportiamo, perché conosciamo come vanno le cose, perché siamo lì dentro, perché siamo stati noi con le Corte dei Conti, con la Procura della Repubblica, con le denunce che abbiamo fatto, a denunciare, a smantellare questo sistema. Si è dimesso il braccio destro del Presidente della Regione perché ha ricevuto un'indagine, un avviso di garanzia per Mafia Capitale. Voi lo sapete? Lo sapete che il capo di gabinetto è l'organo più importante dopo il Presidente della Regione perché è il suo diretto collaboratore? Allora, cominciate a vedere le nomine annullate, sapete che dirigenti sono stati arrestati, indagati, cioè c'è una situazione oramai incontenibile. E perché noi non lo dobbiamo denunciare? Perché non, i cittadini non lo devono sapere? È disfattismo? Essere contro? Essere avari di proposte? No, essere esattamente nel posto giusto per quello per cui ci si è proposti. Noi non ci siamo proposti come forza
di fiancheggiamento delle forze politiche che attualmente esistono. Noi non ci siamo proposti come persone che devono preparare l'azione politica di quelli che governano, noi siamo proposti come quelli, e lo abbiamo fatto, che dicevano delle cose, soprattutto rispetto alla propria politica, quindi la questione degli stipendi, la questione al fatto di non farsi trascinare dentro a inciuci, alleanze, ci avevate alleare col PD, ma voi li conoscete, ma voi vedete come operano, perché se una cosa in cui non aderiamo ai principi è buon governo, cioè quello di essere insieme dentro una cosa che non condividiamo, che ha tutto meno che una finalità di interesse pubblico, perché ci dovremmo stare dentro? La questione ATER, abbiamo iniziato da poco, guardate il discorso spesso facciamo del cittadino che si deve attivare, io lo capisco, insomma viviamo un momento economico disastroso, ci sono emergenze abitative, emergenze di lavoro, cioè come fa una persona che deve sbarcare veramente il lunario, che deve in primis sopravvivere, cercare di attivarsi, di impegnarsi, come fa? Lo fa perché la forza proprio di poter cambiare le cose, laddove si è potuto le cose si cambiano, sono equilibri che si spostano. Voi sapete, ma questo è evidente, che certe cose avvengono nell'indifferenza, nella disinformazione totale. Ogni volta che c'è stato un tentativo, io lo chiamo così, tentativi di modificare un grande, pensate a tutta la questione dell'articolo della Costituzione del 138 o quello che è successo a livello nazionale, di fare qualcosa che va contro, noi lo attiviamo, informiamo i cittadini, poi sono un giorno dopo lì e questi fanno marcia indietro, guardate che è così. Fanno letteralmente marcia indietro perché si accendono i riflettori. Adesso sulla questione ATER noi abbiamo da un po' di tempo con tutti perché le ATER, voi sapete che gli immobili ATER sono in ogni municipio, ci sono 7 ATER nel territorio regionale, c'è cioè quello della Roma, provincia di Roma, l'ex IACP. Ebbene, lì stiamo facendo delle visite a questi immobili e i problemi sono sempre gli stessi, una gestione che non esiste, una trasparenza che non esiste, cioè com'è possibile che se delle persone gli piove in casa oppure qualcuno di qua ne sa qualcosa o ci sono delle infiltrazioni che fanno dei danni alla salute o persone disabili relegate senza ascensore a terzo o quarto piano, nessuno dica nulla, perché qual è il criterio, qual è la priorità, qual è il metodo? Qual è il metodo per poter far fronte a questi disagi? Noi lo vogliamo sapere e quindi pretendiamo trasparenza. Io ho scritto una lettera al presidente dell'ATER insieme al consigliere comunale, municipale, elencando una serie di punti, di cose che non funzionano e voglio sapere perché, voglio sapere qual è il metodo, qual è il modo per poter far entrare in funzione quando funzionano gli interventi di manutenzione, voglio sapere la rendicontazione dei riscaldamenti e delle ore fatturate e quelle che vengono effettivamente erogate, abbiamo fatto fare delle perizie per vedere se corrispondono, perché vedete un problema per ogni appartamento moltiplicato per 50.000 appartamenti che adesso possiede l'ATER, e beh fanno delle somme non indifferenti, abbiamo fatto l'accesso agli atti per vedere gli appalti come sono stati vinti. Allora, davanti a queste cose, non è che si può fare, alzare le spalle e dire, beh, sai, questo lo mettiamo in conto, l'amministrazione è grossa, quando si muove si perde qualcosa, no, non va bene, non è così, non siamo stati chiamati tutti quanti per questo, noi siamo stati chiamati a un attivismo che è controllo e compartecipazione nelle cose, quindi se non ci attiviamo, e l'ATER è un esempio perché si sono creati dei gruppi municipali molto importanti che vanno lì, fanno i sopralluoghi, vedono. Adesso c'è stata la questione degli asili, anche questa questione, qui c'è una svendita sistematica dell'interesse della funzione pubblica, c'è una deriva dalla sanità ai trasporti alle funzioni sociali che viene ed è la negazione dei principi costituzionali, è l'abdicazione del pubblico a favore del privato, ma è sistematica, è pensata, cioè questi studiano, pensano, spendono risorse pubbliche per pensarle e poi le attuano. È questo che dobbiamo stare attenti che non sia, perché guardate che i modelli che stanno mettendo in piedi non sono modelli che altro che esclusione sociale, altro che divergenze e diversificazioni sociali tra individui ricchi e poveri, cioè ci sarà una questione senza precedenti in cui comunque ci sarà un'oligarchia di persone che gestirà i grossi gruppi. Ma questo lo vediamo in tutti i settori, si tende tutto a consegnarlo al privato, l'acqua, cioè una delle battaglie più qualificanti, quelle del movimento, proprio sull'acqua pubblica, cioè sono delle conquiste
Le persone però sono prese naturalmente dalla quotidianità, ma senza un'opinione pubblica noi non so se riusciremo a codificare, perché a parte la nostra compattezza, a parte la nostra rabbia, a parte la nostra determinazione, dobbiamo essere sostenuti. Io lo dico sempre, in tutti i paesi ci può anche essere una grande parte delle persone che non si riconosce in quel movimento, in quel partito, però l'opinione ci deve essere, l'indignazione ci deve essere, la forza dell'indignazione ci deve essere, poi può essere più o meno qualcosa che coincida con quello che con noi portiamo avanti, ma ci deve essere la coscienza civile. Non è possibile che il problema della discarica esiste quando esiste dinanzi a quel diciamo, complesso, a quel quartiere, a quel municipio. Il problema di una discarica che inquina, che avvelena, è un problema di tutti. Però sono convinto che questo pian piano lo si stia capendo, stiamo un po' anche allargando le maglie della nostra comunicazione, mi sembra adesso tutti i nostri colleghi che vanno spiegano benissimo cosa sia il reddito di cittadinanza è una risposta. Come si fa a dire che il Movimento 5 Stelle sui temi è sempre contro quando ha proposto qualcosa che è pagato, pagabile con le risorse che vengono sperperate in maniera inutile, può essere una soluzione per chi appunto non arriva a 600 euro al mese o per chi non ha lavoro? Cioè, guardate, il discorso di prima è che questi argomenti vengono impugnati per non fare nulla o per fare i propri interessi, però sono argomenti grossi, il lavoro, la funzione sociale, tutto quello che insomma ci riguarda. Concludo dicendo la notizia che abbiamo detto, che la naturale conclusione di quello che è stato il nostro discorso all'interno della regione, al quale penso siamo molto rispettati, perché siamo persone che stanno anche sulle cose degli altri, cioè noi non ci limitiamo, dice vabbè, noi siamo il Movimento 5 Stelle, cioè abbiamo le nostre proposte, quello che proponi tu non lo guardiamo neanche, noi guardiamo, lo miglioriamo e cerchiamo di capire, perché l'interesse è collettivo, è pubblico. Però la naturale conclusione di un'inefficienza elevata al sistema, di un'incapacità, di una corruzione, insomma voglio dire, di quello che si è verificato, arresti, di nomine annullate, è una mozione di sfiducia. Tu dici una cosa molto semplice a Zingaretti, vai a casa perché non sei stato capace non solo di governare, ma di mantenere quel rapporto di fiducia che anche altri elettori, quindi non solo quelli del Movimento 5 Stelle, ti hanno dato. Quindi naturalmente la mozione di sfiducia, che significa elezioni, ha bisogno di 11 firme, noi siamo 7, abbiamo raggiunto 8 firme, si è aggiunto un consigliere direi abbastanza coraggioso, il resto nessuno la firma, perché l'opposizione si lamentano, però poi alla fine la paura di tornare al voto è sempre grande. Grazie.